Bene amici di HTC Blog, finalmente arrivato anche nella nostra redazione HTC One M9. Questa è la solita fontana. Stiamo facendo il video in Full HD, anche se l'M9 può girare video anche in 4K, poi faremo anche la prova del 4K. Qua è lo zoom per vedere l'interpolazione dell'immagine, ovviamente video esteso vista l'importanza del device. Proviamo con il solito pan veloce. Questo è un super controsole, finalmente iniziata la primavera anche qui a Milano. Facciamo la prova della macro, ci avviciniamo a questo ciuffo d'erba. Sì, c'è il fuoco continuo, molto bello, almeno mi sembra così la macro, così a prima vista. Io sto vedendo ovviamente dal display del telefono. Adesso proviamo a vedere la stabilizzazione dell'immagine. Ci muoviamo verso l'ingresso. Avete visto una distruzione in diretta di una bicicletta. Entriamo nell'androne buio. Qui è veramente molto buio, caselle della posta e pronti a venire con me sull'ascensore soprannominato di Dario Argento. Vediamo come si comporta sia l'audio in un ambiente chiuso e riflettente, ovviamente diventerà più metallico, sia la regolazione relativamente alle luci molto basse. Tutta nuova la fotocamera, non più l'ultra pixel che è stata spostata davanti, ma una normale tra virgolette fotocamera a 20 megapixel. Aspettiamo che si aprano le porte per vedere come si comporterà sia al cambio repentino della luminosità, sia lo zoom, perché riproveremo a fare uno zoom su il grattacielo Unicredit. Ormai sapete, i video sono tutti standardizzati, così potete anche confrontare un telefono con un altro. Ecco, si stanno per aprire le porte. Questo l'adattamento alla luminosità. E adesso ci spostiamo per fare il solito zoom sulle torri Unicredit. Ripeto, video che ho girato con HTC M9.